Ciao amici, eccoci qui. Benvenuti in questa nuova diretta allenamento del lunedì. Io sto sgranocchiando un grissino, ma non lo diremo che si sgranocchiano i grissini. Cioè, non basta che ti sei mangiato il panino, pure il grissino. Il mio panino col prosciutto cotto. L'hai mangiato? Sì, l'ho già mangiato. Era buono. Era molto buono, grazie. Allora, intanto mettiamo dei bellissimi cuori a Buongiorno. questa meravigliosa Buongiorno ragazzi, diretta. eccoci qua. Buongiorno. Nel frattempo che arrivate, io vi aspetto. Mettiamoci la maglia. State bene ragazzi, buon lunedì, oggi è lunedì, come ogni lunedì la nostra direttina non deve mancare, il nostro allenamento in diretta non deve mancare, oggi ci sarà anche Marco, ci sta arrivando. Allora ragazzi, intanto come state? Siete pronti con l'allenamento di oggi? Sarà un Chissà, allenamento, chissà. Che sarà un allenamento. tipo di allenamento sarà? Ciao Raffi, ciao Annalisa, ciao Valentina. Vuoi dire ragazzi che ieri hai fatto lo shooting? Pochi sanno che ieri la Cri ha fatto lo shooting, non so chi l'ha Anche tu visto. l'hai fatto lo shooting con me, non è che ero da sola, eh. Sì, vabbè, Ciao Davide. chi l'ha visto? Ne ho fatte poche di foto. Ma non è vero. No, io ne ho fatte poche rispetto a te, sei stata mezz'ora a fare foto, io ho fatto 10 minuti, a fin dei conti. Abbiamo fatto lo shooting per il pancione della Cri. È vero Cri? Quindi ti faremo vedere Un bel momento. qualche fotografia, la faremo vedere. Quello che sei anche tu, direi di sì. Assolutamente. Secondo me è molto Sei stato bene. messo solo per farti vedere. Sì, è stato messo lì. Siamo andati in Addirittura campagna a fare queste foto al tramonto, molto romantiche. in campagna, addirittura in campagna. Allora ragazzi, Una bella domenica, un po' stancante, infatti ora sono stanchissima. Ciao stiamo Davide! avendo un weekend un po' impegnativi, un po' impegnativi. Io sono stanchissima oggi. Allora, sarà veramente la pancia che ci. Cioè, sempre cosa da fare con questa pancia? Com'è questa cosa? Esatto, ultimamente Com'è questa cose, cosa? cose da fare, cose da comprare. Veramente ogni giorno mi arriva qualcuno che dice: Hai comprato questo? No. Hai comprato quello? Anche se No. Ho l'ansia dell'acquisto. arrivano anche tante altre persone che dicono: Hai comprato anche quello? Sì, ma non serviva, vedi, non serviva, l'hai comprato, No, fino adesso. adesso nessuno mi ha detto mai così. No, come no? Sabato cosa hanno A detto? parte Biscione. Il piscione che non usi più, Qual è che non serviva? la sedia, No, la sedia quella evolutiva è un grande regalo. Io lo volevo e vedremo. Adesso vedremo. qui apriamo un dibattito: chi ha figli? Chi è che ha figli qua Grazie, dentro? Pier. Chi ha figli? Ciao, Cose Luigi. che avete comprato che non avete utilizzato Che successivamente, quindi volevate buttare dalla all'ANAS andrete al finestra. sicuro. Allora, Ma ragazzi, dai, primo figlio, cos'è che non vuoi comprare? Vuoi comprare tutto? Scusa, eh. devi comprare quello che ti serve, non è che uno Ma può comprare no, cose che primo non gli figlio vuoi servono. comprare anche le cose inutili, il secondo che Il problema è si che prende le cose del se primo. uno c'ha una casa molto grande, allora il tuo ragionamento può andare bene. Vedi, la bilancia non serve. Stamattina mi hanno scritto: Hai comprato la bilancia? Quindi, La bilancia per cosa? per pesare la bambina. Ma noi ce l'abbiamo la bilancia, ce l'abbiamo nella soffitta in garage. Amore, ma non la bilancia normale, i neonati hanno delle bilance specifiche. La mettiamo in quello per pesare la pasta, Sì, esatto. che va bene lo No, stesso, all'incirca no, siamo lì, no, 3-4 kg pesa con la pasta, no? Allora ragazzi, oggi Mi sto immaginando una Mangia dei bambina. porcellini sul collo, cioè. Stai lì Marco, non ti far No, io vedere. sto qua, Ha io detto sto che qua. Piera ha due figli e non l'ha mai usata la No, bilancia. io sentite la voce ma non mi vedete. Forse Giuseppe Stai peserà là. la bambina come pesa con i Le persone manubri. stanno chiedendo se Marco è in registrata e sono registrato con la voce C'è registrata. uno Skype che va in Però è automatico. forte perché ha tutte le risposte in diretta con quello che dico, quindi veramente l'abbiamo studiato a tavolino sta diretta. Allora, Una cosa. Mario, ciao Mario, ciao Ciao Massimo. Marione. Sai che mi piacerebbe quasi ricominciare il calcetto, questa era la battuta, adesso aspetta 3 secondi, risponde Marco, 1, 2, 3. No. Sicuramente sarebbe una cosa buona e giusta, No, sarebbe. no, io penso di no La Cri invece. dice di no, invece. Eh no, Perché con perché. l'asma, No, 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 sarà no. un caso, ma sto vedendo a San Pietro di continuo i ragazzi con cui giochiamo a Vabbè, calcetto. sì. Quando è che ritorni? Quando è che ritorni? Quando è che ritorni? Ma tu non sei per E il io calcetto. con la scusa che ho. Sei come il calabrone Come chiami? che, cioè, non può volare perché non ha la sua.
struttura alare. Lo mettiamo in porta. Hai una struttura alare che non ti permette di fare il calciatore. Io gioco, a voglia che gioco. E che devo dire la scusa del ultimamente sono andato incinta e non so mai lo scappato. Ma perché devo andare io, cioè come problema io? Sono sempre di mezzo, te lo dico. E invece io sono molto serena, per cui non è che rompo le scatole. Con la mia condizione di gravidanza. Allora, intanto prepariamo anche i ragazzi che, siccome partiamo tra 3 minuti, vieni Marco. Posso venire? Ecco, c'è anche Marco. Non è un... una voce registrata. No, si chiama Elogramma. Ologramma. Ologramma, sì. Non è un ologramma, c'è in carne ed ossa. C'è. Più ossa che carne. Ovviamente è a dieta Marco. Più ossa che carne. Vedete, un po' a dieta Marco, ovviamente. Allora, oggi faremo daremo una botta a chi vuol fare un po' di muscoli nella prima parte e un'altra botta a chi vuol fare un po' di addome, quindi la parte dell'addominale, nella seconda parte. Prendiamo tutti quanti, prendiamo. Quindi diciamo che sarà un allenamento sì che andrà sia a soddisfare chi vorrà un po' rafforzarsi muscolarmente e chi invece vuole lavorare sull'addominale. Io prenderei allora anche il tappetino blu, mettilo con il dorso grigio. E allora ragazzi, oggi serviranno un po' di attrezzi, però anche qua, siccome oggi c'è Marco, riesco a sfruttare diciamo anche l'alternativa, quindi qualcuno si potrà allenare in un certo modo, tipo come si arriva Marco, e io ad esempio faccio allenamento con le fasce elastiche, quindi cioè non tutto allenamento con le fasce elastiche. Praticamente si riposa, sta dicendo questo. Infatti. Allora, quindi, quali sono gli attrezzi da utilizzare? Aspetta un attimo, mi giro intorno. Allora, se avete una cassa d'acqua, la potete utilizzare. Ok? Via che si va. Io prendo la mia cassa d'acqua. Aspetta che devo mettere gli amici dell'Instagram. Ok, perfetto. Io prendo la mia cassa d'acqua, in questo caso prendo un disco da 10, ok? È come sapere per me una cassa d'acqua. Allora, in alternativa potete prendere i manubri, fatemi vedere con i manubri se si può fare tutto. Sì. Ok, si può fare tutto. Fammi vedere un po'. Fatti con i manubri da 7, dai, così non sono tosti. Allora, oggi faremo il 40-40, vi ricordate 40-40, quindi 40 secondi di pausa, 40 secondi di lavoro, quindi sarà un po' più tosto dal punto di vista muscolare, però ci sarà anche più recupero, quindi secondo me... Sarà un po' più di cattiveria. Vai col più recupero! Ragazzi, qui il tempo oggi vola, non so perché, ma oggi... Mi sembra che oggi il tempo... Perché il tempo vola quando ci si diverte. Ah, 40-20, c'è anche il 40-20. Hai capito? No, ma il 40-20. La rispolveriamo. No, il 40-20 mi sembra un po' troppo. Per noi umili mortali che abbiamo iniziato da poco, da settembre appena iniziato, ragazzi, siamo ancora a metà settembre. Mese di partenza. Sì, c'è ancora chi non ha fatto niente. Allora, io prima vi ho detto, quindi, o la cassa d'acqua, oppure i manubri, o le bottiglie. Chi è un po' più forte, consiglio già di poter iniziare. Scaldatevi un po', facciamo 2 minuti di scaldamento e poi iniziamo. E se siete forti, comunque già potete utilizzare la bottiglia d'acqua. Nel caso la cassa d'acqua sia troppo pesante, vi consiglio di toglierne due, meno male, no? 4, sì. Con 4, sì, cioè attaccate bene. Quei 2-3 kg che... Sì, nel caso sia troppo per voi le 6 casse d'acqua, fate con 4 in quel caso. Allora... altrimenti poi vi farò vedere anche qualcosa con le fasce elastiche, ok? Se avete le fasce elastiche voglio utilizzare le fasce elastiche. Però è l'alternativa e ve la metto nei successivi giri. Io direi che possiamo incominciare, però Marco, io incomincerei con 2 minuti di scaldamento per tutto il corpo, eh? Pronti? 12 e 10 adesso, vai! Via! È partito il campanello! Io farei più alto e addome. Quindi andiamo a riscaldare la parte alta e la parte addominale che sono le... oggi è tutto upper back e ABS. Sì, però upper back e ABS, cioè sembrano delle cose delle macchine. Avanti e dietro. Scusami, è upper body, non è upper back. Sopra, avanti e dietro.
dopo le circonduzioni. Gli scaldamenti con i produttivi. Sì. Allora, poi farei un po' di e un po' di rosso. Sì, sì, ma è uno standard questo riscaldamento. Riscaldamento standard. Ci stiamo riscaldando, riscaldiamo i motori. Wow, come siete sincro! Quando lo specchio sono per andare a tempo. Shakera! Dai, shakera! Allora, stamattina abbiamo pubblicato un post. Stamattina abbiamo pubblicato un post di un prima e dopo di un ragazzo non depilato. Allora, di solito quando sono depilati ci scrivete: Madonna, ma l'uomo vuole il pelo. Va bene, vi mettiamo il pelo. Madonna, ma si poteva depilare. Giannuzzi. Ma Giannuzzi ha pelo corto comunque, non è vero. Cioè, ragazzi, non esageriamo che lui ha pelo corto. C'è il pelo corto. Noi possiamo far musicare uno con pelo lungo. Cioè, però quello che non capisco è il problema. C'è sempre un problema. Ma che il pelo corto allora, è quasi moda. Hanno i tatuaggi? Madonna, basta con questi tatuaggi. E hanno il pelo, basta con sto pelo. E non, non hanno il pelo, ma però l'uomo deve essere peloso. Cioè, ogni prima e dopo c'è un problema di pelo. Voglio mettere un sondaggio oggi. Tu che ci stai guardando, hai il pelo oppure no? Perché secondo me è una questione di gusti. È un po' come il formaggio sulla pasta, cioè c'è chi piace. E se hai il pelo, se hai il pelo lungo o pelo corto. C'è chi piace e chi no. Ciao Giulia! A dopo! Cioè se uno gli piace il pelo se lo tiene, se no se lo toglie. Non vedo il problema. Non ne farei una questione di l'uomo deve avere, l'uomo non deve avere. Uno fa come gli pare, cioè, voglio dire. Di busto torso dato torso. Dal torso. Torso anche il torso nudo, il torso di mea, ma depilato o no? A pelo corto, depilato o pelo corto? Immagina se Giannuzzi guarda sta diretta. No, più che altro ha nominato Giannuzzi a pelo corto, cioè se immagina, cioè veramente dicono più che altro sto continuando a guardare il dramma di questo ragazzo che si chiama Stefano, che ci dice che lui non gli piace il pelo, eh? Stefano, cosa dobbiamo fare? Ognuno, ripeto, è come il formaggio sulla pasta, cioè chi piace e chi no. Ciao Sara!
gomiti possibilmente. A me personalmente da donna piace l'uomo senza pelo, cosa vi devo dire? Magari sono altre donne che amano l'uomo a pelo lungo o a pelo corto. Ognuno ha le sue. Io Giuseppe non appena ha tre peli fuori lo mando subito dall'estetista. Quella cosa sempre strana che uno non capisce il perché, no? È come le modelle che sono tutte secche, no? Ok, si dice tanto, però sono sempre secche le modelle. Adesso ci si ricorre. Allora è un problema della società. Scusami un attimo, perché dovete mettere il modello depilato nella pubblicità di Dolce Gabbana? E poi c'è un problema con il modello depilato. Ma adesso li fanno anche pelosi, li fanno. No, io non l'ho mai visto un modello peloso. Quelli dei profumi? Sono pelosi? Alcuni sì. Ma che modelli sono? Cioè, scusami. Vedi, guarda, Sara è una mamma. Sara è una mamma che a suo figlio ha fatto fare il laser per i peli. Perché lui voleva essere depilato. Io lo capisco benissimo. Secondo me poi ognuno nella vita fa un po' CCC come cazzo vuole. Cioè, nel senso, come vuole. CCV. Un po' in tutto, CCV. Ancora dai 20 secondi. Comunque secondo me per chi si allena, ragazzi, un po' come per le donne che vanno in piscina, il capello lungo è un problema. Anche per gli uomini che si allenano molto, il pelo lungo è un problema. Per una questione di sudore, per una questione di una serie di cose. Fa caldo. Vedi, Beatrice dice viva l'uomo depilato. Allora, io ragazzi dico sempre una cosa. Avere il corpo con i peli è come avere una macchina sporca. Allora, cosa dici? Non è vero! Sì, è uguale. Ma non è vero! No, è uguale, No, questo invece è un giudizio. Non macchina sporca. Sì, questo non è vero. Tu la macchina la porti ogni tanto al lavaggio? Me la porti tu di solito. Bene, faccio io le pulizie. Quindi ogni tanto bisogna portare il corpo alla depilazione. Io non credo che... Non capisco che... perché. Allora, io non vivo così. Possiamo fare un esempio? Allora, la depilazione. Allora, dobbiamo essere estremisti. La barba non si taglia, e neanche i capelli. Si è aperto un mondo, si è aperto, non è un discorso. Com'è? Bicipiti! Metti fuori, ragazzi! Oh, comunque veramente, in queste dirette ci si trattano veramente degli argomenti molto alti. Molto alti! Depilarsi o non depilarsi? Questo è il problema. Ma comunque è bello allenarsi e anche pensare a ma mi devo depilare o no? Esatto, perché la diretta ti passa prima. È un po' come in radio che tu ascolti delle cose. Comunque la depilazione secondo me è una questione di scelte personali. Ancora 5. Tanto questi mesi si sta rilassando, ragazzi, lo dico. Ok, allora andiamo. Io mi sono divertito con il mio peso da 10. Però potrei aumentare. Chi ha le fasce le utilizzi, chi non le ha, faccio 9. Chi non le ha, però vorrei proporre un upgrade culturale e sociale, perché secondo me ci sono. Io te l'ho detto come la penso, certo. Esatto, però se vorrei proporre. Chi ci tiene tantissimo dal collo in su, però dal collo in giù non si guarda perché tanto uno va in giro vestito. Però la cosa che io credo sia importante far comprendere questa, c'è secondo me un'accezione, come dire, quando una persona cura molto il suo corpo, un uomo, specialmente in Italia, c'è questo giudizio che ha a che fare con l'omosessualità, no? Anche a noi capita molto spesso che ce lo scrivano, che non è assolutamente un problema, però non mi piace questa cosa che se un uomo si depila allora deve avere delle tendenze. Cioè, ragazzi, questa è una roba proprio medievale, nel senso, prendersi cura del proprio corpo non ha genere, cioè non ha gusti personali sul fattore sessuale, ma chi se ne frega? Faccio vedere questa cosa che ho fatto. Praticamente per le arcate frontali ho messo una fascia in più che è molto tosta e quindi ho lavorato solo con la rossa che mi permette di fare il movimento, ok? Per chi l'avesse visto bene. Ah, io ti dico, per la mia... Vabbè, io prima facevo le gare di bodybuilding, no? Allora, lì... Perché chiedevano quel tipo di canne,
è normale che devi essere tutto depilato. Beh, certo. Cioè, è normalissimo. Sì, però dal punto di vista culturale si crede che magari la depilazione... Noi vediamo questa cultura che l'om ha da puzza, non è vero, meglio che profumi, perché se puzza è un problema, eh. Almeno nel mio caso preferisco un uomo che insomma si tenga un po'. Sì, cioè, praticamente quindi tutti quei profumi li usano solo le donne, quindi poi le parole. No, a me piace l'uomo curato in generale. Ti comunque, ciò. Giuseppe ha un buon livello di cura di se stesso. Anche il suo, la zona preferita della casa è il bagno, passa la maggior parte del tempo in bagno. Ok ragazzi, il rematore è andato, dove è andato il pietro? Chiudiamo. E vi dirò di più, molto spesso io provo i miei mascara nuovi su Giuseppe per vedere se veramente funziona. Sono allunganti. Si può fare anche con le fasce elastiche l'esercizio che vi faccio vedere adesso, ragazzi. Dai, è un po' più scomodo, vediamo se riesco a fare qualcosa. No, usate di qualunque. Vai Marco, fallo vedere, anche se uso. Oh, guarda come sta piacendo questo tema della depilazione. Allora, non l'ho fatto con le fasce elastiche proprio perché avevo due fasce, dovevo smontare, mi ci voleva più tempo, però si riesce a fare anche con la fascia elastica. La si lega su un piede e si fa l'esercizio, oppure se avete la porta o il gancio. Quindi si depilano o non si depilano, non ho capito. C'è un... Diciamo che c'è una linea di pensiero... 50-50. Suffragio universale per la depilazione. A favore di tutti gli estetisti che in questo... Allora ragazzi, volevo precisare... Facciamo un appello agli estetisti. Volevo precisare che noi non abbiamo nessuna percentuale da estetista e quant'altro, ok? Cioè volevo precisare la prima cosa che... No, perché voi collaborate con gli estetisti, no? Ultimamente va di moda molto anche lo smalto sugli uomini. A me il lucido non mi dispiace. Scusa, lo smalto dove? Nelle unghie? Sì. Avrei da ridire, però... Effettivamente... Non lo so, a me il lucido non mi... Se uno ha una bella mano, un po' di lucido non mi dispiace. No, io lì non ci sono arrivato, ragazzi. Mi dispiace, io lì non ci sono arrivato. Posso comprarti il lucido? No, sì, effettivamente è moda adesso. Adesso è moda. Ancora non l'ho provato. Adesso va di moda. Per me voi siete troppo vecchi per lo smalto sulle unghie. A 20 anni forse aveva senso. Io ho sempre detto che sono nato vecchio. Pronti? Via! Bicipiti! Sempre detto di essere nato vecchio. Non le capisco. Ragazzi, attenzione al petto che deve sempre sporgere in avanti. Però anche lì una bella mano curata, a volte sono quegli uomini che hanno le mani che sembrano una carta vetrata, esempio. Poi ti fanno una carezza in faccia, fanno lo scrub, amiche. Ditegli qualcosa, qualche crema per le mani. Ma insomma. La mia compagna non la posso accarezzare. Esatto, vedi Marco, questo è sbagliato. E poi secondo me ci sono tanti uomini che fanno la doccia con quello che trovano sotto la doccia.
Okay. È shampoo, è balsamo, è acido muriatico, va bene tutto. Basta che fa la schiuma. Siamo a metà giro. Noi può cambiare. Dobbiamo passare di là. Cosa vuol dire? Ah, l'altro, ok. Li vuoi che fai gli addominali o no? Se no continuiamo con le spalle bicipiti e tricipiti. Li vuoi che fai gli addominali? Direi di sì. Allora, per gli amici dell'Instagram, ora si verrà lanciato un sondaggio. Depilazione sì, depilazione no. In questo caso per i maschietti, già precisato. Esatto, per gli uomini. A voi piace l'uomo depilato o l'uomo peloso? Manubrio! Diteci! Vai! È tutta fisarmonica! Ci riprendi bene qui! Ciao Gianluca! Due, uno, ok, andiamo su! Torsioni! Alla fine vedete ragazzi che ci riesce a far bene praticamente quasi tutto con due manubri, bottiglie, bottiglie d'acqua, cassa d'acqua. Si fa anche con le fasce elastiche, però c'è una voglia, serve. Con le fasce elastiche, il gancio, la porta. Si va, serve la voglia. Torsioni, aspetti un po'. Comunque secondo me questi sondaggi sono molto importanti, eh? Io vorrei anche capire uomo in canotta sì, uomo in canotta no. Per me è un grande no la canotta. Giuseppe non ne ha più, io le butto via ogni mese così da arrivare a non averle mai più nell'armadio. Però ci sono donne che amano queste canotte. Anche in palestra ci sono delle persone che mettono queste canotte brutte, volgari. Soprattutto in palestra. Che volgarità. Soprattutto. Una bella t-shirt. Io la canotta, ragazzi, me la metto solo quando faccio le grigliate. Quindi lì ci sta. Per me no, neanche lì, neanche lì. Davvero buon grigliatore. Allora. E poi se c'è proprio un oggetto che ammazza la libido nell'uomo, secondo me, è la polo. A me un uomo con la polo, vabbè, mi scende tutta... Grigia, le sue fisse, lasciamo no, no, perché io voglio capire dagli uomini cosa ne pensano. Ragazzi, da questa posizione andiamo a spingere in alto, piccola oscillazione, antero posteriore, e andiamo a spingere un po' a punta verso l'alto. Così. Mi raccomando... Tenete la capoccia giù con la testa, capoccia attaccata al pavimento, guardate il soffitto, guardate di che colore è il soffitto, guardate se avete delle ragnatele, ovviamente per noi è impossibile. I ragni si stanno proliferando, non qui dentro, a casa sono i ragni dappertutto. Ah. Allora, terzo esercizio. Bene. Ci vogliamo? Vabbè, ci mettiamo anche. Mettiamoci leggermente un po' qui. Quindi come ci vedo meglio. Allora, Marco ve lo farà vedere sul gomito, che sta davanti. E io sulla mano, che potete fare entrambe, entrambi i modi, differente. Pronti? Il gomito è un po' più facile per la spalla. Marco oggi ti ha graziato, fa fare le cose facili, ma com'è? Chissà come tornerò a fare questo esercizio io. Da che non mi piaceva, mi manca molto. È il tuo preferito.
Esatto. Siamo lì. Ancora 4. Uno. Prova. Bene. 40 secondi iniziano a pesare. Vediamo quanto siamo di allenamento. Siamo a 20, 21 minuti. Dai. 20. Cos'è il... Di cosa stiamo parlando adesso? Ragazzi, cosa stanno dicendo in questo momento? No, stanno seguendo la diretta. Mi state anche allenando oltre a fare delle piante, ragazzi, perché qui non è che si fa solo delle piante, va bene che bisogna poi anche postulare. Pronti? 2, 1, 1. C'è? Vediamo un po'. Palesatevi nuovi. Noi vi accogliamo. Ragazzi, volevo dire una cosa. Vai, di. Molti dicono, ma le dirette le devo solo fare con voi o le posso anche guardare? Allora, vi dico questo. Soprattutto se non siete abituati ad allenarvi. All'inizio serve assolutamente guardare, va benissimo, e anche sentirci parlare. Che va benissimo, dovete entrare nel mondo. Guardare e non toccare. Non dovete toccare. Però potete guardare. Potete commentare anche, chiacchierare. Potete commentare se volete. La cosa importante è che iniziate ad entrare nel mondo. Aspettiamo 40 secondi. Ah, è già pronto. Dopo, una volta che... dovete in qualche modo prima abituarvi mentalmente a tutto quello che succede qui. Perché, giustamente, io e Marco ci alleniamo da un po' di tempo. Succede a molti così. Dopo un po', anche se voi guardate e basta, vi risulterà un po' più facile pensare di dovervi allenare. Non per forza dovete fare tutto l'allenamento che facciamo. Comunque noi. Ultimamente siete diventando un chiacchierone. Ma te ne vuoi andare via di quelli? Anche io devo dire la verità, quando facciamo le dirette... Stai diventando un chiacchierone. Ho iniziato a parlare così. Prima stavo sempre zitto. Pronti? Via! Ciao Leo! Leo, per esempio, è un nostro allievo che ci tiene tantissimo alla cura del suo corpo. Abbiamo parlato, Leo, fino adesso dell'importanza di prendersi cura del nostro corpo, sia gli uomini che le donne. E quindi abbiamo un po'... parlato di questa cosa. Sappiamo che tu condividi, insomma, l'importanza della cura del corpo. Vai che ci siamo. Mancano 5-6 minuti. Senza termine. Poi posso dire, ci sono tanti uomini che tengono tantissimo alla macchina. Sempre lucida, sempre profumata, e poi loro non si guardano. Così è meno faticoso. È così. Probabilmente è meno faticoso. Ma no, per loro dico. Anche perché io conosco molti che stavano da soli. Ma per alcune categorie magari è meno faticoso fare la macchina piuttosto che per altre è meglio fare il corpo. Esatto, magari hanno una macchina pulitissima e poi dopo le sopracciglia non ci badano. Che non è che tu devi avere l'ala di gabbiano, però un minimo di decenza, amici da casa. Ci guida l'addome. Io ho 10 kg, tu Marco? No, 9. Esatto, vedi Leonardo cosa dice, non è un discorso solo per gli uomini, anche per le donne. È un discorso a 360 gradi, che non ha genere. Sulle donne fanno esempio anche sulla parte un dito. Ci sono donne che tengono,
alla propria posta, però la lucida non lo so. E poi si dimenticano di avere una mano curata, che la mano curata non è... Io quando mi sono fidanzata con Giuseppe mi mangiavo le unghie, adesso le ho lunghissime, amici, perché Giuseppe ha detto no, cara, con le unghie mangiate esci con qualcun altro, non con me. Vabbè, ma sono comunque... Ma è vero, non è vero? Sì, sono una fortezza. Perché? 10 secondi, andiamo su, ragazzi. Le mani tutte sbrindellate non gli piacevano. Vieni, giù, la porta a terra, uno, vai. Io quando non avevo neanche i buchi alle orecchie prima di conoscere Giuseppe. Era una ragazza di campagna. Ero una ragazza di campagna. Ancora 10, stiamo lì, stiamo lì, stiamo lì. Ok, sto pensando se riusciamo a fare i burpees, un altro giro. No, i burpees no, pensavo i burpees, pensavo altro giro, ancora 3 minuti. Vabbè, però c'è il cambio. Eh già, va via, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, ci mancherà un minuto finale, ragazzi, qua da fine faremo un burpees o qualcosa. Non è che non siamo arrivati. O qualcosa di similare. Allora, adesso Marco dietro con il braccio e io davanti con la mia... Ah, mi piace spassare, dai. Tu sei di là, dietro di qua. Gomito. 3, 2, 1, go. Siamo lì, resistiamo, 20 secondi. Stanno arrivando il primo sondaggio su Instagram, uomo depilato, uomo con pelo, e il depilato sta vincendo. Sta vincendo il depilato. Sta vincendo il depilato, amici. Che vi devo dire? È vero anche che su Instagram la maggior parte di chi ci segue... cioè, tu ti rendi conto che lui ha fatto la percentuale di chi si allenasse la domenica? 46%. Cioè, tanti. Cioè, non credo che tutti abbiano detto una minchiata. Magari però, se la prossima volta ti fai una storia meno porno, ti ringrazio, perché oggi sono arrivati dei commenti un po' pesanti, però va bene. Non era una storia porno. Era una storia porno. Ma loro pensavano che sotto l'asciugamano non ci fosse niente. Quindi dramma. Ormai sei un padre di famiglia, dovresti contenerti. Non è che lo scrivono alla Ferragni che è una madre e a te non ti possono scrivere che sei un padre. Un po' alla scozzese, no? Potremmo lanciare una moda dei primi che si allenano col gonnellino. Ma poi dico io, no? Ma cioè, ma ragazzi, ma secondo voi si può fare il plank con i gioielli al vento? Ma avete presente? Cioè, la forza di gravità è un casino. 5. Cioè, rimane tutto a penzoloni. 3. È fastidioso. Cioè, 28 minuti di plank. Cioè, ragazzi, ma non è il massimo. Ragazzi, mancano 30 secondi, e dove andiamo? Dai, avrei una battuta, ma non la esco. No, non abbiamo colpa di esco. Sono Andrea. Dai, 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 fino alla fine. Cinque, quattro, tre, 2, 1, bravi! Grande allenamento di oggi, l'abbiamo portato a casa. Portato a casa. Stavo dicendo salutato. Salutato.
Ma non andate via, perché adesso arriva il nostro salottino. Allora, io oggi voglio parlare di un argomento ben specifico, amici da casa. No, 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 no. Però potrebbe avere un essere un argomento trasversale. Non andate via, amici, rimanete qui, che ora è il momento delle domande. Intanto, se vi siete allenati, uscite i voti. Un voto da 1 a 10. Come è andata questo allenamento di oggi? Chi ci guarda in differita sappia che la diretta rimane salvata e che leggiamo comunque i commenti anche nei giorni successivi. Ora, accomodiamoci nel nostro salotto e uscite le domande per Giuseppe e tutto il mondo. Se ci sono, se no faccio un monologo. No, no, le domande ora le faccio io. Non fare il monologo, perché ultimamente ci piazzi dei monologhi e ci asciughi anche il sudore. Ci asciughi troppo, eh. Stiamo facendo una battuta un po' così. Meglio non andare ad asciugare e sul bagnare. Allora, andiamo via. Come prima. Allora, amici, benvenuti. Ok. Allora, noi siamo comunque. Secondo me, intanto aspettiamo. Vediamo se arrivano dei voti per l'allenamento di oggi. Ragazzi, se volete scrivere il vostro voto, noi lo accogliamo. Perché è da qui non ti preoccupare. Da qui non c'è problema. La regia è tutto sotto controllo. È un parametro che teniamo in considerazione il vostro giudizio, perché la diretta è interattiva, cioè interagiamo tutti insieme, giusto? Questo argomento relativo alla cura del proprio corpo, secondo me, è molto interessante, perché vi dico una cosa. Spesso chi inizia un percorso di cambiamento deve scontrarsi con un problema importante, cioè il giudizio degli altri, che sembra una cosa che uno dice ma cosa me ne frega, e invece è uno delle cose più difficili da superare. Esatto, perché si viene molto spesso giudicati rispetto a quelle che sono le proprie scelte. E quando si inizia a prendersi cura del nostro corpo, veniamo considerati come persone superficiali. Cioè, perché questo, in realtà anche nell'antica Grecia c'era l'importanza del corpo per una mente sana, un corpo sano, ma nel momento in cui uno decide di allenarsi, di mangiare un po' più pulito, subito arrivano orde di amici, parenti, fidanzati, che cominciano a dire ma dai, ma stai benissimo così. Cerchiamo di dividere le due cose. Dividiamo, vai, dividi. Cioè, uno è il giudizio degli altri quando noi cerchiamo di emergere, che sia dal punto di vista fisico o anche di altro tipo, ed è uno. L'altro è anche la nostra mentalità, le nostre credenze in base a questo. Parto dalla mia storia io dicendo che, ad esempio, io ho iniziato, all'inizio per me era difficile comunque vedere, non avevo mai, cioè, giocavo a pallone, solitamente a pallone non si ha questa cura del corpo così come la si ha quando ad esempio si va in palestra o soprattutto quando poi si fanno delle competizioni, perché sulle competizioni bisogna comunque imparare a depilarsi, imparare che ne so, anche a oliarsi prima, dopo, durante la gara, cioè si ha proprio una cura del corpo importante, proprio cura nel senso che gli devi dare molta attenzione, ti devi proprio prendere cura. Noi abbiamo fatto provare ai ragazzi che hanno fatto degli shooting gli anni scorsi proprio alcune di queste dinamiche per esaltare il più possibile la bellezza del corpo. È una categoria a sé, proprio, è una disciplina a sé la cura del corpo, che va di pari passo poi al fatto di allenarsi e tutto. E solitamente quando si allena, quando si pratica uno sport, non si ha questa cura. Chi gioca a basket, chi gioca a pallavolo, chi gioca a calcio, solitamente non si ha questa cura estrema. Poi c'è più la prestazione, si guardano altre cose. Poi c'è il discorso invece, quindi abbiamo detto il discorso, gli altri ci giudicano, io lascerei a parte, non parlerei adesso di altri che ci giudicano, già sapete come mi esprimo su questa cosa qui, al massimo poi ne possiamo parlare in un'altra diretta. Sul fatto invece delle persone che si approcciano ad esempio al percorso TLM e a come iniziano a vedere il proprio corpo, man mano, io darei la parola a Marco,
in modo tale che anche lui ci dica un po' come iniziano e poi come, cioè più che altro anche come noi li vediamo man mano, molte volte noi non gli diciamo neanche nulla, sì. E cambiano look, cambiano aspetto fisico, cambiano lavoro, cioè, a parte tante, cambiano tante dinamiche, dinamiche nella tua vita, ma a livello estetico, no? Cioè tu li vedi all'inizio sembrano un po' barbuti, un po' pelosi, un po' trascurati, diciamo, allora, la parola. Io adesso faccio fare un compito a casa a chi ci segue. Addirittura il compito. Vai con i compiti. Fate una scorsa di tutti i prima e dopo che pubblichiamo sulla pagina, vedrete che il 90% dei ragazzi o delle ragazze parte che la foto di prima, ed è la prima cosa che a me salta all'occhio, la foto di prima li vedete tutti, la seconda foto sono tutti sorridenti. È vero. Già quello per me è la vittoria potenzialmente, perché l'espressione facciale, parti dalla prima foto in cui non ti senti a disagio, magari stai facendo una cosa che magari non ti è mai venuto di farti una foto, fai fatica a mandare anche la foto, parti da un eccesso e passi all'altro, perché poi magari dopo 8 mesi vedi la stessa foto, vedi che cambia il fisico, certo. Ma vedi che cambia proprio la faccia. Sì, cambia distesa, l'espressione sicuramente cambia, perché si inizia a pensare diversamente e quindi poi molte volte veramente noi non diciamo neanche, allora se proprio c'è un caso estremo che una persona non ci arriva per un motivo o per un altro, glielo diciamo guarda che stai facendo un bel risultato, secondo noi sarebbe meglio la depilazione perché comunque vai a saltare meglio il prima e dopo, cioè, ci può stare, ma il 90% dei ragazzi e ragazze non lo diciamo noi. Lo fanno automaticamente, iniziano a cambiare look, iniziano a curare la barba, i maschietti, le donne fanno altro, cioè iniziano a fare gli abiti. Sì, iniziano ad andare più a fare shopping piuttosto che prima, stiamo parlando comunque anche di abitudini, certo. Cambiate, non solo di, oppure che ne so, prima non si mettevano in costumi spiaggia e adesso si mettono in costumi spiaggia perché comunque hanno ritrovato un rapporto con se stessi molto migliore. Quindi ragazzi, non è tanto un discorso di come posso dire, è quasi una conseguenza, ok? È una conseguenza, man mano che io per esempio non riesco a vedermi, cioè io se mi vedo con i peli non riesco a vedermi, cioè dico, questo non è il mio corpo, cioè non riesco mai a vederlo, anche quando mi alleno, cioè non vado a esaltare, per questo vi ho fatto il paragone prima della macchina non lavata, cioè se voi avete una bella macchina e non la lavate mai, sembra più brutta di quello che potrebbe essere, oppure meno bella di quello che dovrebbe essere, per intenderci. Quindi perché non andare? Quindi quando voi guardate una cosa costantemente, non potete fare altro che andarla a migliorare. Il problema di chi non si migliora è che non si guarda. Cioè non si mette gli occhi addosso, ok? Credo però che culturalmente siamo portati, ripeto, a vivere chi si guarda come una persona superficiale, e secondo me questa cosa è profondamente sbagliata. Non siamo persone superficiali se ci prendiamo cura di noi stessi. È la verità. Io l'altro giorno ero, questa è un'emendata veramente cazzata, ma in tanti lo pensano. L'altro giorno io ero in consulenza, noi possiamo dirlo che seguiamo anche dei sacerdoti, sì. Abbiamo diversi sacerdoti nel nostro diciamo così, tra i nostri allievi, la nostra scuderia di Gerry Scotti, e praticamente mi ha fatto un discorso, adesso non faccio nome e cognome, però mi ha fatto un discorso molto importante. Gli ho detto come mai, io faccio sempre questa domanda ai sacerdoti ma anche ad altre categorie, come mai, cos'è che ti ha spinto a iniziare questo percorso? Mi ha risposto, io alleno molto la mia parte spirituale, però sentivo proprio come la necessità di andare a migliorare anche su questo, certo, settore. E stiamo parlando di una persona che dedica alla parte spirituale, mi ha detto, le ore, dalle 7 alle 8 ore al giorno, certo, tutto il giorno praticamente, la parte spirituale. Stiamo scherzando. Però nonostante questo si sente la necessità di andare a migliorarsi anche dall'aspetto fisico, dall'aspetto alimentare, perché comunque vai a completare. Cioè ragazzi, togliamoci questa credenza che chi si prende cura del proprio corpo non curi la parte spirituale o la parte mentale, perché stiamo dicendo veramente una cavolata.
Sono luoghi comuni, secondo me. Esatto, esatto. È un po' come chi fa l'università o chi studia. Che è intelligente. Ma non è vero, magari è idiota. Magari fa altro potenzialmente. Assolutamente, noi conosciamo tante persone che si prendono cura del proprio corpo, ma che hanno, che ne so, anche la passione nel meditare, nel fare comunque attività. Cioè, ne conosciamo veramente tanti che iniziano il percorso e già facevano meditazione, facevano delle pratiche per migliorare la propria mente, la propria spiritualità. Quindi, ragazzi, noi viviamo molto di preconcetti. Cioè, siamo anche quello che sentiamo nelle pubblicità, nelle cose, ok, perfetto. È difficile sentire, che ne sono, delle dirette come questa, dove chi ci sta dall'altra parte potenzialmente vi dice le cose come stanno. E non è neanche facile ascoltarle in primis e crederci. Cioè, d'accordissimo, però bisogna, come dicevo prima, bisogna ascoltarle queste dirette anche senza per forza allenarsi fin da subito, però vi mettete nell'atteggiamento psicologico e mentale aperto di dire aspetta un attimo, cioè vi permette già di credere in un certo modo e questo vi permetterà poi di avere meno scogli, meno attriti quando dovete allenarvi. Perché uno dei maggiori ostacoli quando ci si allena è quella parte della mente che costantemente dice perché lo fai? Ma perché ti stai allenando? Ma perché devi sudare? Ma perché devi far fatica? Ma chi te lo fa fare? Ma perché non stai nel divano? Ma perché? E questo ma perché? Se non c'è dall'altra parte una forte credenza, ovvero anche quello che vi diciamo noi costantemente, non riuscite a vincerla questa cosa qui, ok? D'accordo? Basta. Ok amici, allora la prossima diretta sarà giovedì alle ore 12. Noi vi aspettiamo sempre qui per un nuovo allenamento insieme ed ora tutti a pranzo. Ciao amici! Ciao.